A Emilio Santacroce ovviamente chiediamo di fare il punto della situazione sul, sul Coni Pescarese, un anno di attività e eh, un buon bilancio per poter dire come è andata l'annata. Ma sicuramente è stata un'annata non buona ma ottima, anche perché le, sia le società sia gli atleti hanno ottenuto dei risultati notevoli, eh, anche per il sacrificio che oggi fanno le famiglie e il CONI supporta questo tipo di attività anche se non eccessivamente ma cerchiamo almeno sotto il profilo organizzativo di dare il nostro supporto. Ecco, anche nel, nel tuo discorso di inizio premiazione hai basato molta attenzione su questo, sul, sul sociale, sulla crescita sana dei più giovani, sul supporto fondamentale delle, delle famiglie. Senza il CONI e senza alcuni aiuti, ovviamente, tutto questo non potrebbe avvenire. Ma io aggiungerei che il CONI Nazionale ha non soltanto su quello che hai sottolineato tu adesso, ma anche sulle categorie, non, ehm, sulle categorie protette, e sui giovani che hanno delle difficoltà motorie, ha eh, predisposto una serie di progetti che vanno a favore, oltre che dei giovani, delle famiglie, delle società, anche di queste ultime, per dare proprio l'infa e aiutare eh, questi giovani a crescere anche loro insieme agli altri. Ecco Santa Croce, per, per chiudere qui non dobbiamo dimenticare nessuno, no? però eh, credo che gli altri non si arrabbiano non si arrabbino. se io nomino Francesco Di Fulvio, se nomino la promozione del Pescara Calcio in eh, Serie A, eh, le vittorie del calcio a 5 sia maschile sia femminile, la promozione del Pescara Pallanuoto in Serie a 1 donne, insomma mi sembra che questo sia il vertice, poi tanta tanta base importante. Ma io direi che è proprio la base, tanta tanta importanza noi diamo proprio a loro una grande visibilità, perché la festa di questa sera è sì per onorare il calcio a 5, la serie A del Pescara, la palla nuoto, la palla a volo che hanno ottenuto risultati a livello nazionale e internazionale, ma soprattutto vogliamo sottolineare il sacrificio e i risultati ottenuti dai giovani delle di Pescara e della provincia.